Ehi, ragazzi, salve, bentornati a Let's Replay Pokémon Nero, il post-game. Prima di procedere con l'esplorazione, credo, della baia di Spiraria, ci sono un paio di cose che mi sono dimenticato di mostrare. Per esempio qua sul percorso 14, se non sbaglio, o 15, 15. Sul percorso 15 non ho mostrato, non sono mai entrato in questa roulotte, me ne sono accorto solo ora. E semplicemente qua c'è una ragazza che vi scambierà ditto per Rotom. Semplicemente, e volevo solo mostrarlo perché ho scritto che c'era la possibilità di scambiare, di ottenere un Rotom tramite scambio in questo percorso, ma non ho mai mostrato come. Ok, ora che questo è stralciato dalla lista, ci vediamo di nuovo a Spiraria per un'altra cosa. Yeah! Come sentite, Spiraria praticamente rinasce d'estate, visto che c'è la musica molto simpatica. Ci sono un sacco più di gente anche, visto che è più che altro una città di vacanze. Non so se... Il mare! Cosa? Man? Il mare! Ok, ti piace il mare. Oh, Camilla, perché sei così, così Camilla? Ok, scusate, si riempie di pazzi, non di belle persone. Tu? Zona d'acqua di colore, ok, sub. Questa è una ragazza. Comunque queste case dovrebbero riempirsi adesso. Infatti qua c'è Camilla, ma non penso che ci sfiderà d'estate. Oh, shit! No! Vabbè. Ok. Non era mia intenzione. Yeah! Perderò. Con cosa posso fargli qualcosa, Spiriton? Boh. Proviamo Jettaguccio, ma mi fa fuori subito. Ok, doppio team. Difesa o difesa speciale, Spiriton? Mi sembra entrambi uguali. Vado di cascata, vediamo. Oh, sono più veloci, yeah. Oh! Vai, Leo! Oh, shit! Shit, son! Ok. Grazie a vigore. Ti prego non fallire. Ah, oh, fuck, ha ricaricato tale, vabbè. Leo, you're the man. Non saprei che altro fare. Se lo curo, lui usa di nuovo per la ombra e ricominciamo tutto da capo. Uso doppio team, è impossibile colpirlo. Quindi direi... Fuck it, continua con cascata e speriamo nel meglio possibile. Come on, fallo tentennare! Yes! Yes, Leo! Yes! Promosso, Leo! Lucario, eh? Avrà probabilmente ogni mossa possibile per fregare ogni uno dei miei Pokémon. Testiamo le acque con Leo. Magari spreca tipo una zuffa per farmi fuori, gli scendono le statistiche, quindi magari ho qualche chance, non lo so. Extra rapido. That's not powerful. Well, it kinda is. Surf. Shit. Ok, Drago Pulsar extra rapido. Queste sono le mosse che ha. Per ora sono quelle che so che ha. Avrà anche psichico? Probabile. Testiamo anche questo. Ok, yeah, Mr. Norris, can you defeat Lucario?
Probably not. Oh, Yauchis. Ok, Drago Pulsar, extra rapido e zuffa. Sono immune a due delle sue mosse. Ora, se Drago Pulsar non mi fa fuori, magari ho una chance. Come on, bro. Come on, Octavian Hero. Come on, bro. Yeah. Like a man. Fuck yeah. Bam. Octavian Hero. Anche se perderò, sono già contento dei risultati che ho ottenuto finora. Bene, Milotic avrà probabilmente gelo raggio e tutta quella fancy stuff. Quindi non posso sperare che Excalibur ce la faccia. Ora posso puntare un po' su what? I've got what? And I'm gonna thunder your shit up. Fuck! Più rapido. Ouch! Che è Excalibur. Non so se usare il tuo turno per... Non sono più veloce di Milotic. Fendi foglia. Bora, yes! Yeah! Quanto gli faccio? Metà? Un terzo? Oh! Yes! 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 Ok, sono un po' fortunato in questa battaglia. Non posso dire che mi dispiace, però. Anche perché quando arriva Garchomp è bye bye. Bravieri? Ah, qualche nuovo Pokémon ce l'ha. Allora, Bravieri ha probabilmente mosse volante normale. Magari lotta anche. Oh, mi farebbero comodi i tre che sono morti, Di sicuro non lascio Excalibur. Ma ad Octavian Hero come... test. E resuscito qualcuno. Ok, Bravieri. Di sicuro se Milotic era più veloce di Galventura, lo è anche Bravieri. E probabilmente può farmi fuori in un colpo. Ma Leo sopravvive. Quindi Leo... Au, ha Ombra Artigli. Grande Octavian Hero. Respect. Ok, Leo. Vediamo che sai fare, Leo. Franalo. Baldeale, ok. È una mossa non molto efficace. E c'è anche il contraccolpo di mezzo. Frana. Yeah, baby. Se ha Trespolo però non è una buona cosa, perché non posso fare stalling all'infinito. Baldeali. Beh, posso farlo suicidare. È una strategia codarda, ma come on! Sono di 23 livelli più basso. Spero come lo concediate. Fuck, adesso comincio a usare Ombra Artigli. Quanto mi fa? È rischioso. Mi ha fatto un po' più di 60. Devo vedere quanto mi fa Baldeali per decidere cosa sul da farsi. Baldeali mi fa 80 circa. No, non posso rischiarla. Se la rischio, Leo rimane con tipo 2 di vita se è fortunato. Bam! Hai intenzione di suicidarti prima o poi o... Bam!
Immagino quel povero Brevieri che continua a sbattere la testa contro il guscio di Leo. Non posso neanche rischiare perché se mi finisce con ombre artigli. Ok. That was good. Bravo Leo, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Yeah! Oh, Garchomp. Suasso nella manica. Cosa mi farebbe comodo? Non ho niente che può proprio fare male a Garchomp, seriamente. Ha probabilmente terremoto e un sacco di quelle mosse infami, Drago Furia. Testo di nuovo con Leo. Magari a terremoto sicuro ce l'ha. Pietra taglio? Scelta strana. Probabilmente mi riduce comunque a uno di vita, ma non ancora. Testare un po' le mosse che ha. Come on, baby, come at me, bro. Pietra taglio, non posso scambiare nessuno con pietra taglio. Leo è quello con più difesa e mi ammazza Excalibur. E terremoto, eccolo qua che arriva. Potrei fargli sprecare tutti i PP. Fuck! Ho usato lo strumento sbagliato di cura. Still alive! Devo continuare così perché se gli faccio sprecare tutti i pietrataglio, dopo gli rimane solo terremoto e perlomeno Excalibur resiste a terremoto. Yeah! Pro stalling. È ora tempo di vedere Garchomp autodistruggersi. No, sinceramente mi spiace, ma non credo che ci sia altro modo per me di sconfiggerlo con i Pokémon che ho ora. No, no, purtroppo nessun Pokémon che si basa sugli status per infliggere danni avrei potuto rischiare. No, Bobbina non ha più fuoco fatuo, quindi non posso. Non posso purtroppo fare stalling in quel senso. Aspettare che la scottatura lo sconfigge, roba del genere. Quindi ho dovuto esaurire tutte le sue mosse, mi restano meno di 20 per pozioni e ne avevo 50 prima. Bene. Bye bye, Garchomp. Bam. Electros rimane ora, eh? È il suo ultimo Pokémon? Sono stata messa alle strette, da quant'è che non succedeva? Non so bene come sa fare con questo Electros. Non voglio fare stalling di nuovo. Quindi magari provo a fare una cascata. Non so se sono più rapido, ne dubito. Ma vabbè, proviamo. Yeah, sono più rapido! Cascata! Bam! Comunque Leo sei di sicuro l'MG di questa battaglia. La miglior giarrettiera. Siamo appena all'inizio, non lascerò che una lotta così divertente finisca così in fretta. In fretta, stiamo andando avanti da più di 20 minuti. Avrà acrobazia, lo so, ne sono sicuro al 90.000%. Posso finirlo con Fendifoglia? Yeah.
Come on! No! Allora, fammi pensare. A che ore sono? Wow, wow, wow! Excalibur, info. Velocità 128. Bobina, info, velocità 95. Non ho la garanzia che io sia più veloce di lui. Quindi devo per forza far resuscitare qualcuno. Excalibur, mi sembra giusto che sia tu a dare il colpo di grazia a Electros. Per favore, non voglio bullshit tipo abbiamo la stessa velocità. Yes! Zack, zack, zack! Oh, yeah! Oh, il mio cuore esulta all'idea del nostro entusiasmo nella lotta. Sei veramente una cosa eccezionale. 30.800. Sarà abbastanza per recuperare tutte quelle iperpozioni? Devo complimentarmi con te. Una lotta davvero brillante e impressionante. Però sei davvero uguale a quell'allenatore che ha affrontato Giratina. No, niente, stavo solo pensando a voce alta. Io vengo qui in primavera e in estate. Il resto del tempo sono nella regione di Sinnoh. Ho delle ricerche da fare pure lì. Torna a trovarmi quando vuoi, è un piacere per me. Never anymore. Bene, credo che chiuderò qui questa parte di... Anche se sarà molto tagliata. Questo è stato... campione per errore. Con il BN. Bye bye, alla prossima.